Benvenuti in un nuovo video e benvenuti nella seconda recensione per quanto riguarda il marchio Hermann. Oggi proveremo due yogurt proteici, una mousse al cioccolato che l'altra volta abbiamo provato invece quella alla vaniglia, perché quella al cioccolato non c'era, quindi ho fatto un po' un misto. Quindi io direi di iniziare ovviamente dallo yogurt proteico perché la maggioranza vince. Allora, questo qui è gusto mirtillo e ciliegia. Eccolo qua, ovviamente vi dico i valori per 100 grammi, ma il vasetto è da 200 grammi, 60 calorie, grassi 0,3, carboidrati 6 grammi, zuccheri 4 e proteine 10. Oddio, che odore di ciliegia! No, vabbè. Qui anche ci sono i pezzi, solo che non si vedono tanto. Molto densa come consistenza, assaggiamo. Raga, questa combo sa un po' di dentifricio. Purtroppo il sapore è proprio mirtillo, ciliegia, non so, principalmente loro mi danno sempre un po', dici Giulia il dentifricio, mi danno sempre un po' quel retro sui dentifrici, è proprio una cosa mia. Ma proprio in generale, anche tipo quello yogurt a frutta, gusto mirtillo, ecco, che sia proteico oppure non sia proteico, mi dà sempre questa sensazione. Però devo dire che è molto buono. Ad oggi che ho provato anche quest'altro gusto, posso dire che forse tra tutti il più buono è fragola. Forse perché mi ricorda tantissime cose, tantissimi ricordi forse anche di infanzia, però raga, proprio il sapore, la consistenza, troppo buona. Ma comunque andiamo avanti, devo dire che questo è buonissimo e infatti così dopo riesco a farvi proprio anche una classifica completa. Quindi adesso bevo e assaggiamo mirtillo. Per quanto riguarda mirtillo, i valori sono sempre uguali. Ovviamente potete trovare questi yogurt su AS Food, ma ormai lo sapete già, avete il mio codice sconto, è Giulia 010. Questo mirtillo, ovviamente diamo un'altra mescolatina. La fa un profumo da qua. Cioè ragazzi, sono proprio i pezzettoni, non si vedrà sicuramente, però assaggiamo. Un po' chimico come sapore. No. Si sente il retrogusto di mirtillo, però non è quel sapore deciso, ecco. Forse tra tutti i gusti che ho provato è quello che boccio, cioè nel senso che non ti lascia niente di wow, no. Sinceramente preferisco la combo mirtillo e ciliegia. Quindi la mia classifica finale è: primo posto fragola, a questo punto il mio secondo posto è mirtillo e ciliegia, terzo posto melograno e lampone, quarto posto pesca e arancia e quinto posto mirtillo. Adesso bevo e andiamo alla mousse al cioccolato. Vaniglia l'ho riacquistata più volte, anche perché sapevo già. Devo dire la verità che ultimamente, dopo aver scoperto comunque vari prodotti della Hermann, quindi anche il budino, quello lì con la panna sopra, che quello non l'ho riacquistato più poi, anche perché fece una bella scorta, quindi le ho consumate, le ho utilizzate, quindi non lo so, quando ho fatto l'ordine ho ripreso di nuovo vaniglia fluffy. Vabbè raga, io dico fluffy ma invece mousse, quello è buonissimo, infatti anche a mia sorella è piaciuto tantissimo, come mi è piaciuta proprio tanto la consistenza. E quindi la verità è che rispetto al budino tradizionale mi stanno piacendo tantissimi questi qui, un po' più fluffy, ecco, un po' questi qua alla mousse. Infatti molti di voi dopo il video recensione l'avete acquistati anche voi e tutti mi avete detto: oddio Giulia,
Hai ragione, sono molto più buoni dei budini normali, anche perché trovo che il gusto sia anche... Ok, i budini della Erro non hanno quel sapore chimico, però non lo so, hanno quel sapore che si avvicinano ancora di più al gusto tradizionale, proprio che ne so, di un budino normale. Non so, raga, veramente top. Infatti la consistenza è meravigliosa. L'odore anche sembra tipo... Sapete cosa mi ricorda l'odore? Mi ricorda tanto la merendina pan di stelle, quella lì rotonda con la stellina sopra. Ok, cioè, vedete, la consistenza è spettacolare. Ma cioccolato fondente! Ma secondo me è cioccolato fondente. Ovviamente sono gluten free. Allora, per 100 grammi ha 76 calorie, 1,6 grammi di grassi, 5 di carboidrati e 10 di proteine. Oddio, raga, questo è il mio preferito. Raga, secondo me è cioccolato fondente. O è un misto, perché è proprio quel cioccolato bello, cioccolatoso. Ok, per me ha superato vaniglia. Wow. Anche se non c'entra niente con lo yogurt proteico, ma dovevo assolutamente provarlo appena ho visto che è ritornato di nuovo, ho detto lo devo prendere. Cioccolato per il mio gusto personale supera anche vaniglia. È molto forte come sapore, però secondo me è uno di quei prodotti da avere nel frigo, anche perché... Quando viene quella voglia di qualcosa di dolce, ma non volete sentirvi in colpa, perché raga, al di là di tutto che diciamo sempre, non vi dovete sentire in colpa, se hai voglia di qualcosa di dolce te lo devi mangiare, non finirò mai di dirlo, però a volte ci sta che non si ha quella voglia, però poi non si, una persona non si vuole sentire dopo in colpa, secondo me questo tipo di alimento vi può salvare, anche perché si avvicina ad un classico budino, ad un classico budino. Quindi secondo me vale la pena acquistare sia vaniglia ma anche cioccolato. Per me cioccolato, raga, è una bomba, veramente buono. Quindi niente, anche gli altri promossi, tranne un po' mirtillo, però vabbè. Quindi niente, spero che questo video recensione vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!